in poche parole la tua storia. Tu come ti sei appassionato a questo sport? È stata una coincidenza o... Beh, allora, io diciamo sono un po' figlio d'arte, perché i miei genitori avevano e hanno tuttora una struttura dove praticavo ginnastica. Siamo diventati il paese degli anellisti, penso. Questo quindi è bello, perché comunque rispettare una tradizione e portarla sempre ai massimi vertici è importante. Tu sei passato a livello mondiale da un bronzo ad un argento. C'è la pressione comunque di sapere che sei riconosciuto come un atleta forte, quindi uno di quelli che potrebbero giocarsi il risultato finale alto. Dall'altra è una conferma del lavoro che ho fatto, quindi è per me una garanzia che il lavoro che sto facendo procede bene. Dopodiché, ovviamente, il risultato finale poi è una serie di incognite. Allora, so, me l'hai detto l'altra volta, che tu ti prepari mentalmente ascoltando per esempio la... Diretto su quello che mi serve in quel momento. Quindi io penso che l'Olimpiadi la vivrò molto come un evento, diciamo, da non portarsi da casa, ok? Voglio viverla proprio, voglio vivere quello che mi si presenterà davanti, perché penso sia un po' quello lo spirito di un evento del genere. Un'esperienza unica. No, non conoscendo quello che sarà, voglio vivermela, diciamo, giorno dopo giorno quando sarò lì. Ultima domanda, la prima cosa che farai quando entrerai nel villaggio olimpico, quale sarà? Non so, tipo un selfie? Quali saranno i campioni che ti piacerebbe incontrare dentro al villaggio olimpico? Ah, beh, questa è una bella domanda. Ce n'è più di qualcuno che comunque al quale do la mia ammirazione. Beh, diciamo che comunque io non ho un punto di riferimento specifico, perché io prendo spunto da tutte le persone che comunque identifico come valori aggiunti. Certo. Ok, io credo sempre che le persone non nascano campioni, abbiano imparato qualcosa per certo. Diventarlo. Quindi sicuramente ruberò con gli occhi. Guardate che abbiamo trovato oggi la mamma di Martina Maggio, ragazzi. Ciao, bentornata a Ginnasticomania. Bene, siamo arrivati adesso, tutto bene, dai, adesso siamo riusciti a salutarla. C'è tutta la famiglia? Sì, sì, con i nonni. Addirittura. I nonni si emozionano durante le gare di Martina? Sì, tantissimo. Ti emozioni, papà? Sì. Nonno Martina? Nonno di Martina Maggio. Adesso eh? Non va via più adesso, La Martina basta, non è più nostra. Ormai è proprio un tesoro nazionale, giusto? Esatto. Allora, durante la gara, quando Martina è in gara sulla trave, il nonno, tanto lei come si chiama? Un'emozione, Marco. Marco, come reagisce? Guarda, da Dio, basta che non cade dalla trave. E io, tutte le volte che lei mi fa la trave, che non cade, ho 100 euro pronto di dargli. Addirittura! Okay. Cioè, il premio partita, praticamente. Il premio partita, lei lo sa. E questa invece è la nonna. Eccola qua. Allora, lei come si chiama? Carmen. Nonna Carmen, quando Martina è in gara, come si sente? Come la vive la gara? Cuoricino. Batte il cuore che se non svengo non so. Se non mi viene l'infarto è un miracolo. E quando durante la gara, se ci fosse una telecamera sulle vostre facce, come sarebbero? Non lo so. Lei no, io sorrido, io sempre. Io lei no, non sorride, no. Soffre. Soffro. Però quando Martina è contenta siete felici anche voi, giusto? Contentissima. Per lei. Ma adesso stiamo per affrontare questa grande esperienza di Martina, le Olimpiadi di Tokyo. È un anno eccezionale. Esatto. Lei è quello che sogna, speriamo. Allora, venite tutti qui vicino. Allora, Tokyo per voi, che siete la famiglia di Martina Maggio, che cos'è per voi? Per lei è un obiettivo che dopo tanti anni di tanti sacrifici vorrebbe arrivare. Noi, esatto. Se è felice lei, noi siamo felici. Okay. Vi lascio a Martina. Ciao.